L'ottava stagione consecutiva della società del presidente Di Giovanni in Serie B inizia dallo stadio Capo I Prati di Fiuggi. Al cospetto dei laziali, mister Epifani deve rinunciare a Blando e Gallo, dal primo minuto promossi gli under Massarotti e Sorrini. Buon approccio dei rossoblù, anche se al sesto è potenzialmente pericolosa l'incursione di Potenza, libera la difesa abruzzese. Il Notaresco si lascia preferire per proprietà di palleggio, ma al ventesimo è ancora Potenza sull'out di sinistra a provarci, conclusione che sorvola la traversa di poco. Il pericolo più grande corso dalla retroguardia di mister Epifani nella prima frazione allo scoccare della mezz'ora, quando dalla distanza la battuta di Rizzitelli termina di niente sul fondo. Tutto qui il primo tempo con le squadre a riposo dopo due minuti di recupero. Dagli spogliatoi esce un Notaresco decisamente più spigliato e gli effetti si notano subito con Marchionni, vera spina nel fianco della difesa di casa. Da una sua iniziativa non a caso nasce l'occasione del terzo minuto. Mejiri esce male, il pallone carambola addosso a Maio e termina la sua corsa in rete. Il direttore di gara, Russo di Torre Annunziata, prima decreta il gol, salvo poi tornare sui suoi passi tra le proteste dei giocatori rossoblù. Un giallo vero e proprio, rete annullata e si resta sullo 0-0. Passa un minuto ed è il Fiuggi, invece, a sfiorare la marcatura, una sorta di mischia dal limite dell'area, con conclusione finale di Ficara e, a Shiba battuto, e Sorrini, tra i migliori sicuramente in campo al pari di Marcattili, a salvare a un passo dalla linea bianca. I due tecnici iniziano ad attingere dalla panchina, entrano al 21esimo Rocchi nel Fiuggi e Gassamana in Notaresco. Ed il primo entra subito nel vivo, suo malgrado, su azione susseguente da calcio d'angolo al 25esimo, infatti, tocco di mano in aria con l'arbitro che non ha esitazioni e decreta la massima punizione. Dagli 11 metri trasforma impeccabilmente lo specialista Loviso. Già in gol a Fiuggi nel successo del Castelnuovo della passata stagione, sempre nella prima giornata di andata. Il match sale di intensità e nello spazio di due minuti è Ficara a rendersi pericoloso ancora una volta per i fiuggini. Prima è Shiba a sbarrargli la strada e poi la sua conclusione termina alta. Al 35esimo splendida iniziativa di Pampano che preferisce il passaggio arretrato invece della conclusione. Liberano i centrali difensivi fiuggini. Un minuto più tardi serve una doppia deviazione invece per impedire la rete a Gassamà. In contropiede la squadra del presidente Di Giovanni potrebbe far male, ma serve un vero e proprio miracolo di Shiba al 39esimo per evitare il pari sull'incursione di Potenza, tutto nato da un errore in disimpegno. C'è spazio anche per Colombatti nel finale e dopo quasi 5 minuti di recupero il triplice fischio del direttore di gare fa esultare il Notaresco che conquista 3 punti davvero preziosi sul campo di una delle migliori formazioni. Sì, una vittoria importantissima in un campo molto molto difficile. Questa partita la temevo molto perché sapevo che incontravo una squadra buona. E il primo tempo è stato di studio, un po' ritmi bassi, e poi dal primo e secondo tempo ci siamo parlati, abbiamo alzato il ritmo, abbiamo cercato di fare quello che sappiamo fare e credo che fino al vantaggio abbiamo avuto l'occasione per fare il 2-0, un gol annullato che secondo me era regolarissimo e abbiamo legittimato, poi abbiamo rischiato di pareggiarla su due errori grossolani nostri che abbiamo regalato la palla, che può succedere nella prima partita di campionato a un quarto d'ora fine quando magari sei stanco, però è una vittoria importante perché veniamo da un precampionato dove abbiamo provato tante soluzioni, abbiamo provato tante cose e oggi la squadra si è fatta trovare pronta al primo appuntamento ed è sempre importante perché va bene la testa, va bene il morale e partire con la vittoria è sempre una cosa bella.